Allora, Carmen e Tommy vi salutano. Adesso risistemo la telecamera. È da un'ora che cerco di sistemarla in maniera quasi accettabile, però non ci riesco. Vediamo se. Ecco qua, spero sia minimamente accettabile, però stamattina non so come mai il cavalletto non sta. Allora, ragazze, sono un pochino così, versione casalinga e casereccia, specialmente perché ho la congiuntivite, quindi sto utilizzando molto gli occhiali, mi trucco pochissimo, però volevo fare questo video perché avevo un po' di cosette da dirvi. Ho fatto un po' di acquisti nel corso dell'ultimo periodo, ho ricevuto un po' di regalini per il mio compleanno e vi volevo parlare di alcune cose che vi volevo consigliare e assolutamente un qualcosa d'urgente, nel senso che altrimenti non le troverete più, perciò ho dovuto fare questo video così come sono e quindi accettatemi come al solito, ve lo dico. Allora, prima raccomandazione, questa però l'ho presa da altra fonte, cioè da Ramona, Makeup Vero e Falso, che praticamente faceva vedere l'ultimo numero di Marie Claire, quello di ottobre, in cui danno in omaggio questa mini taglia del mascara di Chanel, l'inimitable, questo di Chanel, che io ho provato così alla buona come ho potuto, avendo la congiuntivite, come vi ripeto, però già da quel poco che ho provato me ne sono innamorata. Devo dire la verità, veramente valido, molto valido. Ha uno scovolino molto particolare che mi è piaciuto tantissimo, volumizza, allunga, in curva, separa, quindi di più non possiamo volere. Non so il prezzo, mi informerò e vi farò sapere, perché penso che sarà il mio prossimo acquisto quando avrò finito il mio progetto di smaltimento. Quando avrò smaltito questi prodotti che sono all'interno di questa pochette, mi regalerò questo mascara, perché me ne sono assolutamente innamorata. Così come mi è piaciuto, ed è già la seconda volta che lo provo, perché c'era all'interno del giornale questo campioncino di Shiseido, il nuovo fondotinta, il Perfect Refining Foundation, che mi è piaciuto assolutamente e sottolineo, era nella tonalità che hanno messo loro in omaggio, quindi il campioncino non mi ha consentito di scegliere la tonalità adatta alla mia pelle, però mi è piaciuto tanto perché non è pesante, copre, ha una buona coprenza, è molto confortevole sul viso, ha una buonissima durata, mi è piaciuto tanto sinceramente, e quindi penso che acquisterò anche questo. Costa 36 euro, però sui fondotinta, come vi ho detto sempre, non risparmio quasi mai, quindi li compro piuttosto quando posso comprarli, o altrimenti proprio non li uso, piuttosto che andare a spendere 2-3 euro per dei fondotinta che comunque sono pieni di olio, che comunque mi vanno a peggiorare il viso, eccetera. Come diceva la mia amica Ramona, tra l'altro, e in questo siamo accomunate io e lei, la nostra età non ci consente di amare i fondotinta minerali, quindi io personalmente consiglio anche a voi, se siete oltre i 35 anni, e io lo sono, ahimè, di recente ho fatto il compleanno, anzi vi ringrazio tutte per gli auguri, sia qui che su Facebook, siete state davvero dolcissime, gentilissime, affettuosissime come sempre con me. Comunque vi dicevo, a questa età il fondotinta minerale non fa altro che andare a depositarsi e ad evidenziare le rughette, per cui io personalmente non lo amo particolarmente, amo piuttosto quello fluido. Vi devo fare da tanto tempo, me l'avete chiesto, e ve lo farò prossimamente, ve lo giuro. Scusate, ma sono veramente, veramente super impegnata in questo periodo e verranno tempi peggiori anche. Comunque, vi devo fare il video sui fondotinta, dandovi i miei consigli personali, facendovi vedere quelli che ho io, dicendovi quello che penso su un pochino di fondotinta, ma questo lo vedremo in un altro momento, perché sto perdendo il bandolo della matassa, aiuto. Allora, tornando a noi e agli acquisti che ho fatto, allora, un attimo, come al solito il cane rompe. Allora, vi dicevo, prima cosa fondamentale di cui volevo parlare rimanendo in tema di Chanel è della nuova collezione di smalti di Chanel, e cioè quei tre bellissimi azzurro, blu, intenso, che fanno parte della collezione Blue Jeans di Chanel. Allora, vi dico che io la collezione ispirata ai minerali,
Non l'ho proprio snobbata, cioè non l'ho nemmeno considerata perché a me personalmente quel tipo di smalto sulle unghie non piace, cioè non mi piace quell'effetto madreperlato barra shimmer barra cangiante, insomma a me piace molto il colore uniforme sulle unghie, non mi piace nemmeno tanto la French, prediligo il colore uniforme e mi piace anche l'effetto matte, per cui quel tipo di colori, quel tipo di smalto non mi ha assolutamente attratto, quindi l'ho snobbato. Quando invece ho visto il video di Lucy su questi smalti qui, li ho invece rivalutati perché io li avevo visti in varie riviste, in vari cataloghi, in varie pubblicità, però non mi avevano detto nulla. Sulle unghie di Lucy, quel colore blu mi è sembrato veramente bellissimo, allora mi sono lanciata alla ricerca dei dupes. Perché? Perché in questo momento non posso assolutamente permettermi Chanel e perché comunque per avere un blu sulle unghie, come dico sempre, mi sembrava esagerato andare a spendere 22 euro. Ora, questo perché? Perché io ricordavo che nella mia passata esperienza lavorativa avevo visto un blu di Collister che secondo me ricorda moltissimo il Rebel di questa collezione ed è quello che indosso io oggi. Non so se si può apprezzare perché finalmente anche in Calabria piove. Comunque, questo bellissimo blu intenso che secondo me è veramente simile, se non identico, al Rebel di Chanel. E poi sono andata alla ricerca di dupes molto più economici e accessibili per me in questo momento. Ve li volevo far vedere. Sono praticamente questi smaltini di Astra che, come vedete, io ho preso tutti nel dubbio. Perché mi sembravano molto somiglianti a quelli di Chanel, li ricordano molto anche nel packaging e sono il numero 9, 10, 11 e 12. Fatemi sapere voi perché ho messo la foto su Facebook e molte di voi mi hanno detto che effettivamente ce ne sono altre. Qualcuno mi ha parlato di Maybelline, qualcun altro mi ha parlato di non mi ricordo, vabbè, molti mi hanno nominato questi di Astra. Qualcuno mi ha nominato Maybelline, io aggiungerei, vi aggiungerei un altro di Debbie che però non ho potuto comprare, però se voi andate negli stand di Debbie e vi fate un giro vedrete che ci sono molti blu intensi similissimi a questi, così come è simile un altro blu che ho io di Cresi che certo a vederlo in boccetta non rende, però poi sulle unghie è davvero molto simile a quello di Chanel. È molto simile a quello di Chanel, al blue jeans di Chanel. Ma tornando a noi, naturalmente questo raffronto è un raffronto basato sulla percezione visiva che io ho avuto di questi smalti, sia tramite catalogo che tramite vari video delle ragazze, delle altre ragazze, e quindi ho portato con me l'immagine proprio presa su una rivista e ho cercato dei dupes perché Chanel materialmente io non ce l'ho, quindi non posso fare il raffronto vero e proprio, però fatemi sapere voi cosa ne pensate. Allora vi faccio vedere su questa magica ruotina i numeri rispettivamente. Allora, questo è quello di Collister che vi ho fatto vedere anche sulla mia unghia e che secondo me è identico al Rebel di Chanel. Questo qui è invece il numero 9, 9, che secondo me è molto molto simile a quello più chiaro. Adesso non mi ricordo il nome, vi metterò un fumettino qui. Comunque a quello più chiaro perché ha diciamo delle leggere pearlescenze che mi sembra che quello abbia e secondo me questo lo ricorda moltissimo, molto più di questo che è invece il numero 11 che molte di voi mi hanno segnalato come dupe, però è molto opaco questo 11 rispetto a quest'altro che invece ha dei micro 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 glitterini che lo rendono appunto leggermente satinato, leggermente tra virgolette glitterato perché non possiamo parlare di glitter, però secondo me lo ricorda tantissimo e sull'unghia ancora di più. Questo sarebbe il dupe di Blue Jeans invece, che è il numero 10 ed è il 10 di Astra, che secondo me è assolutamente identico e molte di voi me l'hanno confermato, per cui ve l'ho segnato, il numero 10 di Italian Color Astra. E poi il numero 12, che invece non è un dupe di Chanel, però io l'ho preso perché mi è piaciuto tantissimo, un bellissimo azzurro tendente diciamo che vira un po' all'ottanio, al colore ottanio, e
E quindi mi è piaciuto e l'ho preso. Per cui ragazze, fiondatevi a comprarli perché secondo me vale veramente la pena. Hanno anche un'ottima tenuta. Io vi segnalo quello di Collister, che è questo qui che ho sulle unghie, il color blue jeans di Collister, che costa, è vero, un pochino di più rispetto a questi di Astra, perché questi costano 1,90 euro. Quello di Collister costa invece intorno alle 11 euro, mi pare, però tenete conto che io ce l'ho da 4 giorni. Cosa che con Chanel non mi è mai successa, perché Chanel è vero che hanno l'incipit più verde di tutti, è vero quello che volete voi, però spendere 22 euro per uno smalto e poi averlo sull'unghia uno, massimo 2 giorni, anche col top coat, perché si sbecca, assolutamente è lo smalto che mi si sbecca più di tutti, anche se io comunque ragazze lo adoro, lo ricomprerò sicuramente. Prima o poi potrò ricomprarli e sicuramente li ricomprerò, o meglio ne ricomprerò qualcuno, però questo qui davvero ce l'ho da 4 giorni, ho lavato, ho pulito, ho portato a spassare il cane, sinceramente resiste, persiste, convince e non desiste. Poi ragazze, tornando serie, vi volevo mostrare questi, che sono gli ombretti di Deborah Velvet, 24 ore Velvet, che mi sono tanto tanto piaciuti e che vi consiglio. Costano 5,80 euro nella profumeria dove vado io. Sono i nuovi ombretti 24 ore Velvet, le nuove tonalità. Io ho preso questi due, o meglio, mi sono stati regalati per il mio compleanno e vi dico che mi piacciono sia come colore. È inutile che vi faccio lo swatch perché comunque ve li ho mostrati su Facebook, però questo è un bellissimo color ruggine. Color ruggine. E questo è un ottanio. Bellissimo anche questo. Ragazze, mi sono piaciuti. Io, lo sapete, su Deborah ho opinioni molte volte discordanti che variano a seconda dei momenti storici della mia vita. In questo momento storico la sto molto rivalutando. Mi piacciono questi ombretti, mi piacciono e ve li accosto a queste matite qui. Se vi devo consigliare delle matite occhi valide, vi riconsiglio ancora una volta queste, per esempio. Questo colore qui da abbinare a questa matita, io ce lo vedo molto bene. L'altra mattina ho fatto un trucco su di me molto molto veloce che ha riscosso notevoli consensi. Tutti mi dicevano che bellissimo make-up, che bel trucco, lo voglio anch'io. La prossima volta mi fai questo make-up. Ed era fatto semplicemente con questo e quella matita lì. Quindi un make-up veramente low cost, che però ha avuto la sua impeccabile resa, vi dirò, perché è durato fino a tarda sera. Quindi promossi questi ragazzi, se andate vedete ci sono dei colori bellissimi, c'è un bellissimo taupe, c'è un altro azzurro molto molto bello, un rosa shimmer bellissimo. Io ho preso questi due colori che tra l'altro mi sono stati regalati, ribadisco. Però li ho scelti io perché erano due colori che mi mancavano e sto cercando, diciamo, di fare degli acquisti razionali. Nel senso che non vado a spendere soldi soltanto per lo sfizio del momento, ma vado a cercare qualcosa che effettivamente mi serve, qualcosa che non ci sia già nella mia già abbastanza copiosa collezione di make-up. E ho preso invece, come da Kiko, della Chic Chalet, quindi dell'ultima collezione di Kiko, ho preso questa palette qui, che è la numero 01. La Color Fever, che sarebbe la Unexpected Rosy Top. A me è piaciuta tanto, mi sta piacendo tanto, la sto usando tanto. È la palettina che porto appresso con me in borsa. Ci ho fatto anche il trucco che ho addosso adesso, anche se non si vede, non rende, perché con gli occhiali non è che si vede nulla. Mi piace tanto perché lo specchio è grande, mi piacciono i colori, l'accostamento, mi piace che siano dei colori top, quindi che si possano utilizzare moltissimo in questa stagione autunnale. Non ve li sto a sgocciare perché ci sono varie recensioni veramente di molte altre ragazze, quindi se eventualmente vi interessa vedere i colori sgocciati potete andare a guardare quelli. Però io questa ve la consiglio perché secondo me è quella più versatile, è quella che si adatta a questo periodo autunnale, ha un bellissimo illuminante questo. Beh, mettendolo sul verde poi diventa proprio bello. Questo qui.
Davvero bello, sono dei top con dei sottotoni rosati, questo ha anche un sottotono violaceo, qualcosa di prugna, insomma ragazze, un bel purpurri di colori che comunque vi consiglio assolutamente, promosso assolutamente. Non mi è assolutamente piaciuto invece, ma questo deve essere un discorso legato proprio più al mio tipo di pelle, che è una pelle ormai matura, ma non voglio dire che sono vecchia, né tantomeno mi ci sento, anzi, però è una pelle che ha i primi segni di espressione, le sue prime rughette, la sua, diciamo, bella vita passata su di essa, quindi ne sono fiera. Di conseguenza, un fondotinta come questo, che io ho preso guardando molte recensioni positive, cioè il Soft Focus Compact di Kiko nel numero 06, per me non va assolutamente bene, e vi dico anche perché: molto polveroso, anche utilizzandolo bagnato, l'effetto che fa non mi piace, non è assolutamente coprente. Io l'avevo preso per sostituirlo, nel vano tentativo di sostituirlo a questo di Shiseido, che costa 31 euro, o costava quando lo comprai più di un anno fa, quindi guardate quanto dura e che meraviglia è questo fondotinta, ragazzi. Io ve lo consiglierò sempre, il Perfect Smoothing di Shiseido. Io adesso devo andare in profumeria a vedere se c'è ancora questo, perché molte volte fanno hanno queste belle trovate le case cosmetiche, cioè nel momento in cui io mi affeziono ad un prodotto, questo lo eliminano dal mercato, lo riformulano, lo cambiano e mettono sempre qualcosa che invece secondo me lo va a peggiorare. Non so come mai, non so se a voi succede pure, ma a me sì. Quindi voglio andare a vedere se effettivamente c'è ancora il Perfect Smoothing. Non lo cambio perché è il mio fondotinta preferito in assoluto, altrimenti prenderò quest'altro che ho provato in questi giorni, quello di cui ho parlato all'inizio del video. Ma sicuramente questo di Kiko io lo boccio, sarò come al solito l'unica su YouTube, ma non mi è piaciuto perché è molto polveroso, accentua moltissimo le rughe, non ha una buona coprenza. Se lo bagno, se lo vado a bagnare, diventa pastoso e si deposita ancora di più tra le rughe. Al momento non mi sta piacendo, può darsi poi che con l'utilizzo e comunque col tempo mi diventerà simpatico. Non lo so, dici che faremo amicizia, amico mio? Non lo so, vi farò sapere, però al momento non mi è piaciuto assolutamente. Quindi ho preso quello e poi ho preso questo, che è il mascara trattamento allungante ciglia, che io sto utilizzando l'ho messo anche nella mia pochettina smaltimento, perché lo sto utilizzando da una settimana. Per ora non vi so dire se effettivamente le ciglia si sono allungate. Ho voluto sostituirlo all'olio di ricino aggiunto nel mascara. Io a volte utilizzo questo trucchettino di aggiungere l'olio di ricino all'interno del mascara, il che dovrebbe rendere il mio mascara preferito anche trattamento. Ho voluto provare questo perché era un'offerta, mi pare di averlo pagato 2,90 euro se non sbaglio. Vi farò sapere tra un mese, perché dobbiamo aspettare un mese per vedere se effettivamente si allungano le ciglia. Che altro vi devo far vedere? Ho un pochino di acquisti, chiamiamoli modaioli, anche se questo termine non mi piace tanto, cioè acquisti di vestiario. Se vi interessa, fatemelo sapere nei commenti che ve li faccio vedere. Ho preso un pochino di cose, di cui vi faccio vedere solo l'anteprima, una cosa che mi è piaciuta tanto, che è questa gonnellina. Davvero molto carino, l'ho pagata. Sono questi anche dei regali, nel senso che comunque più che farmi dei regali, mi hanno dato dei soldi dicendomi di comprare qualcosa, comunque comprati questo, ti piace questo, te lo regalo per il tuo compleanno. Insomma, questa modalità assistenziale mi sono stati fatti i regali quest'anno. E io una sera con mia sorella, quindi questo è un regalo di mia sorella, ho visto questa gonnellina nel mio negozio preferito, ragazzi, quindi cinesi. E me ne sono innamorata. Non so se potete vedere, dietro ha l'elastico, arriva al di sopra del ginocchio, delle pants qua davanti che la rendono leggermente, non tanto a palloncino, proprio leggermente, le due tasche laterali, e poi è a vita alta, quindi c'è questo pezzo che rimane sulla vita abbastanza alto, e poi si stringe con la cinturina. Quindi io l'ho vista, me ne sono innamorata, mi è stata regalata. Cosa volete di più della vita? Davvero carina. Io già so come posizionarla all'interno di un outfit, e quindi per esempio vi faccio vedere questa come anteprima dei miei acquisti, perché è quello che fondamentalmente mi è piaciuto di più.
Poi ce ne sono altri molto carini, sfiziosetti. Se vi interessa, ve li faccio vedere. Se invece siete stufi di vedervi propinare questi video di acquisti, basta dirlo e io personalmente la smetto. Che altro vi posso dire, ragazze? Niente, quindi correte in edicola a comprare Marie Claire di ottobre se non l'avete fatto. Quindi potete, vi ribadisco il consiglio già dato da Ramona, e cioè di provare questo campioncino di Shiseido e anche questo mascara di Chanel, che è davvero valido. Vi consiglio quella palettina di Kiko e poi questi ombretti. Aiuto. Questi ombretti di Deborah. Andate a vedere i colori che più vi piacciono, fatemi sapere. C'è un viola stupendo che, se non sbaglio, Nicole ha evidenziato essere un dupe di MAC. Non mi ricordo né il nome né il numero, però mi pare che sia un dupe di MAC quel viola lì, ed effettivamente è bello, però a me il viola sugli occhi non piace, almeno come sta a me. Vi consiglio questi smaltini qui di Astra, Italian Colors, Italians Color. Vi mando un grosso grosso bacio. Grazie, grazie, grazie a tutte quante voi per le nuove iscrizioni, per l'affetto, per essere in tante anche su Facebook. Stiamo crescendo anche lì. Venite a trovarmi anche su Facebook, a proposito poi di YouTube, che parliamo quotidianamente. Conoscete anche i miei, diciamo, i miei sbrocchi quotidiani. Spesso e volentieri mi capita di sbroccare, è vero, lo ammetto. Quindi tutto qui. Vi devo dire un'altra cosa. Ah sì, ci sarà prossimamente un giveaway su questo canale, ragazze, perché mi pare il caso di farne uno, però sto raccimolando i premi. Tra l'altro, nel pacco Elf, che non mi è mai arrivato, c'era un regalino destinato a voi, che però non so se mai arriverà, se mai ci sarà, se mai potrò aggiungerlo in questo mio giveaway, però prossimamente un giveaway per voi. Per ora vi mando solo un bacio, accontentatevi di questo. Alla prossima.